aggredisce il fratello ai poliziotti ferendo un vice ispettore. L'altra sera a Pescara una 24enne è stata arrestata dalla squadra volante nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando gli agenti sono intervenuti in via Misticoni dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato due persone discutere in maniera animata. I poliziotti hanno subito rintracciato i protagonisti della lite, accertando che si trattava della ragazza e di suo fratello, che lei aveva anche aggredito fisicamente. La 24enne si è dimostrata poco collaborativa e non disposta ad ascoltare gli uomini in divisa mentre cercavano di tranquillizzarla. Anzi, durante le fasi del controllo ha iniziato ad inveire violentemente contro di loro, minacciandoli, dimenandosi e scalciando, per poi aggredire un vice ispettore aggregato a Pescara per il periodo estivo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'agente ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni e una profilassi di 20 giorni. Ieri pomeriggio il prefetto Ferdani e il questore Solimene lo hanno incontrato per sincerarsi delle sue condizioni. Intanto la giovane, su cui gravava un divieto di dimora nel comune di Pescara a seguito di precedenti reati, è stata sottoposta ai domiciliari.